Ciao a tutti! Il volume che vi presento oggi è uno di quelli che ogni insegnante, ogni studente di musica dovrebbe avere, ovvero Suoni contenti di Alberto Napolitano, un lavoro di propedeutica musicale che facilita l'approccio allo studio di uno strumento musicale, rendendolo quindi più efficace e più divertente. Quanti infatti si arrendono dopo mesi di teoria senza aver quasi mai toccato lo strumento che si è scelti di studiare? Ecco, con Suoni contenti invece si comincia da subito a sperimentare i suoni dello strumento scelto, a capirne le potenzialità, a ricercare i suoni che più ci attraggono e quindi anche le modalità per ottenerli. Attraverso il gioco e l'improvvisazione, l'allievo prende confidenza con la scrittura musicale. Impara a seguire la scansione metronomica del tempo e senza fatica né noia lavora sulla concentrazione, la memoria e la coordinazione, tutte abilità importanti non solo in ambito musicale. Come vedete, le attività sono divise in 10 capitoli, che non vanno intesi come step progressivi di un percorso lineare. L'insegnante potrà spaziare tra uno e l'altro selezionando per ciascun alunno le attività che ritiene più utili per la sua crescita musicale e personale, e all'occorrenza variandole e adattandole a suo piacimento. Il pregio di questo approccio è che si riserva grande spazio alla fantasia e alle inclinazioni dell'allievo, alla sua libertà di espressione e anche ai suoi errori, che non vengono mai stigmatizzati, ma al contrario valorizzati in tutto il significato che sottendono. La grande flessibilità delle attività proposte fa sì che questo sussidio possa essere utilizzato durante le lezioni frontali o di musica d'insieme, con gruppi strumentali omogenei o con gruppi strumentali eterogenei. E sebbene siano pensate per essere eseguite con qualsiasi strumento musicale, possono essere utilizzate e applicate anche durante le esecuzioni vocali o con body percussion. Suoni contenti è quindi indicato per tutti gli insegnanti di educazione musicale e per tutti i docenti di un qualsiasi strumento musicale che si trovano ad avere a che fare con allievi alle prime armi. Quindi sto pensando ad esempio alle scuole di musica, alle scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali, oppure ai corsi base al conservatorio o qualsiasi altro contesto. Grazie mille e alla prossima. Ciao!